Applauso a Giovanna Bizzarri, grazie, splendida come sempre, ci ha cantato la sigla stile Mazurkiewicz. Buonanotte come ogni notte, anche questa notte è notte, quando un sogno è appena finito, un nuovo giorno è appena cominciato. Faccio Montezemolo, non riesco. Eccoci qui ancora una notte, ancora una volta, poco poco, sulla sette, una notte per sognare, per vivere, per amare, una notte per conoscere meglio due giganti della politica italiana, vabbè, due giganti, diciamo un gigante e mezzo. Cosa hanno in comune queste due meravigliose creature del crepuscolo? A occhio, niente. Ma se non ti fermi alla superficie, se vai a guardare nel profondo degli animi, se scavi nei meandri dello spirito, se sai leggere spirito nel cuore senza fermarti solo alle apparenze, no, niente, uguale, non hanno comunque... Buonanotte a Nicky Vendola e a Guido Crosetto. Buonanotte. Buonanotte. Da chi parto? Partiamo dal sud. Per conoscere meglio questa sera una persona di grande fantasia e di cultura, un uomo che ha dato lustro alla Puglia in tutto il mondo, amato e rispettato da moltissime persone trasversalmente. Scusate, questa era per Lino Banfi. Banfi... Non l'abbiamo trovato. Vabbè, c'è Vendola. Nicky Vendola, governatore della Puglia, comunista, poeta. Vendola, da quando lei fa politica si è sempre schierato con i lavoratori. Visto che i lavoratori continuano a prendere delle mazzate, non potrebbe stare un pochino anche dalla parte degli imprenditori? Sono masochista, credo che bisogna condividere anche il dolore qualche volta. Del resto mi pare che c'è un affollamento dalla parte di chi mena e c'è invece il deserto dalla parte di chi viene menato. Preferisco stare dalla parte di chi viene menato. Lei è masochista, confermo. Sì, appunto. Buonanotte, onorevole Guido Crosetto, PDL. 280 kg di virilità in olio d'oliva, ex sindaco di Marene, ex sottosegretario alla difesa. Onorevole Crosetto, lei durante il programma di Formigli qui sulla 7 lo ha aggredito verbalmente intimandogli di stare zitto. Glielo dico subito, io sono un codardo, nel caso meni Vendola. Non riuscirei mai. Nonostante le differenze politiche siamo amici da anni e quindi non ci riusciamo. Anzi, sono la guardia del corpo questa sera. Siete amici? Sì. È vero, Vendola. Non pratichiamo la rissa come stile della contesa. È bella la contesa delle idee. Più sono forti i rumori, più sono deboli i pensieri. Ma quest'uomo qua... Crosetto, ha sentito? Io gli faccio la guardia del corpo, lui fa il mio poeta, quindi ci siamo divisi i compiti. Incredibile, sì. Siete veramente il cane e l'ugola, e la volpe e l'uva. siete due Shrek e il ciucchino. Bene. Questo mi dice. Buonanotte, poco poco, piano piano. Vendola, parliamo di politica. Lei ha dichiarato che D'Alema è livido come un neon, Fassino blatera come una ringa, Casini è un estremista e Renzi è vecchio. Vendola, ma lei con chi pensa di allearsi alle prossime elezioni? Con Aladdin? Ma guardi, io devo dire che non ho fatto queste dichiarazioni. Qualche volta, diciamo... ho dovuto replicare a qualche eccesso polemico, ma in generale rispetto
le persone, penso che bisogna polemizzare con le idee, non tanto con le persone. Certo, D'Alema, insomma, è complicato non polemizzare, anche perché con quel battito lì sono stato polemizzato molto, tra virgolette. Lei è stato polemizzato molto, sì. Mi sono difeso. Ma lei può difendersi come vuole. Mi sono difeso. Con quegli occhi. Crosetto. Crosetto. Parliamo un po' del suo stile british. Scusi. L'hanno registrata al telefonino mentre definiva Silvio Berlusconi, cito, una testa di cazzo. Lei l'ha detto lei, no? Perché lei ha detto che era una definizione affettuosa. Crosetto, ma se le dico qualcosa di affettuoso anch'io, non mi spacchi una tibia però. Non mi permetterei mai, ma quando uno parla con un amico usa un linguaggio forse troppo colorito, ho esagerato, pensavo fosse un amico, la cosa, la cosa che mi ha dato più fastidio non è quello che, a cui Berlusconi, non ha fatto effetto Berlusconi, è il fatto che io stavo parlando con un amico, un ex amico, quando uno parla con un amico parla in totale libertà, non pensa che se l'amico è un giornalista ti registri, né tantomeno che ti lanci sulla rete. Ma adesso non siete più amici? No, lei sarebbe ancora amico? Ci sono delle regole di amicizia di Belkis. Ma no, io non guarda, non lo so, l'avete complicata, io a stento riesco a conversare con mia suocera, si figura un po'. Problemi di tutti. Dove siamo? Berlusconi ha ribadito, Crosetto, che il PDL potrebbe presto cambiare il nome e la sede. Nuovo nome, nuovo domicilio. Cos'è, Crosetto? Rinnovamento o latitanza? Beh, rinnovamento, noi ci crediamo nel rinnovamento. Lei ci crede nel rinnovamento? Assolutamente sì. Per quello come mi siete arrabbio. I sondaggi? Siete un po' in down? Non guardo i sondaggi, sono un pidellino anomalo. Ah, vabbè, beh. È così, è uno spirito libero. Ci provo. Bravo, Crosetto. Vendola, buonanotte. Lei prima faceva il cameriere e poi è diventato giornalista. Vendola, cameriere da giornalista. Mica qualche consiglio per Mizzolini che ha fatto il percorso inverso? Poco a poco, piano piano. Di ricominciare a fare il giornalista e di non mescolare due mestieri differenti. Non è un brutto mestiere fare il cameriere, è brutto quando lo si fa nel luogo inappropriato. Beh, ecco. Abbiamo un Vendola in spolvero. Vendola, una cagata al brucio. No, scusi, lei è il politico italiano con più fan su Facebook. È contento di piacere a così tanta gente che non c'ha un cazzo da fare tutto il giorno? Effettivamente è un tema interessante. Devo dire che mi compiaccio del fatto che c'è una platea, soprattutto di giovani, che sfugge all'idea che l'unica cosa utile è vivere in maniera calcolistica il tempo, cioè pensare che il tempo è denaro. La comunicazione a volte è perdere tempo. Io sono felice che molte persone perdano tempo nel senso di costruire comunicazione e relazioni. Se poi quel perdere tempo ci consente di immaginare un altro tempo un po' più felice, un po' meno banale, un po' meno volgare, io sono contento. Ma Vendola è stupendo. Vendola, ma lei se li lava i denti? A volte lavarsi i denti vuol dire noi prendiamo questo gesto quotidiano come un qualcosa e lavati i denti. Crosetto, che bello che fa, amore. Onorevole Crosetto, lei ha dichiarato di non leggere le prime 15 pagine dei giornali. La ridico, mi sono introiato. Lei ha dichiarato di non leggere le prime 15 pagine dei giornali. Le prime 6 pagine. Primi? Le prime 6 pagine. Perché parlano di politica. Ah, esatto, volevo chiedere, il Sagittario la prossima settimana
in amore, come se la caverà? Sì. Lei è del Sagittario? Sì. Vabbè, bene, bene, dicono bene. Sì, sì, sua moglie che ho visto prima sono contenta. Comunque. E là, chi è? Mia moglie? Sua moglie, l'ho vista prima, sì. L'ho vista inquadrata prima. Ma mia moglie mi dà dei due di picche che lei non ha idea. Se posso dire... Mi dica cos'è. La capisco. Non infierisca, poco piano piano. Giusto per vendicare. Onorevole Crosetto... Ah no, questa qui... Posso spiegare perché? Sì, prego. Perché le prime sei pagine sono riflessioni sulla politica, su quello che succede, non sulle idee della politica. Sulle prime sei pagine c'è... Schifani ha parlato con quello, Berlusconi non ha parlato con l'altro, non ci sono contenuti. Non trovo nelle pagine dei giornali maggiori qualcosa che vada oltre lo scandalo e parli, come diceva prima Nicchi, di futuro. Parli di proposte, anche è difficile accettare o di progetti. È noioso. E quindi levita. Ho capito. E dalla settima cosa trovo? L'oroscopo. Oh, bene. Lo sport, l'economia. Crosetto, lei ha detto che collezionava orologi ma che ha smesso dopo il quarto furto. Sì. A chi li rubava? No, purtroppo lei, anzi, lo dico bella però, questa qua è bellissima. Lo dico ridendo, ma lei si sveglia alle 4 del mattino l'ultima volta con tre persone al fondo del letto che la, ma davvero? La prendono, la picchiano con quelle torce che sembrano i manganelli per mezz'ora. Ma gli è successo a lei? Sì. Mi dispiace molto, Crosetto. No, però adesso mi sono ripreso, come vede. Sì, sì, si è ripreso molto bene. Rimaniamo in terra di orologi. Anche per lei, vendola nel 2009, ha ricevuto in omaggio da un sultano dell'Oman un Rolex d'oro massiccio. Poi ha promesso di darlo in beneficenza e io ci credo. Che ore sono, vendola? non è un Rolex. Li trovo terribili i Rolex d'oro, non l'ho neanche provato, l'abbiamo dato io, immediatamente, sì, in beneficenza. Sì, va bene, fermiamoci qua perché poi non so, io la penso, ma allora vediamo, dunque, io mi devo scusare, l'ho detta quella cosa, no, perché l'altra volta ho detto che Monti sta in un albergo, perché Monti sta in un albergo che costa relativamente poco. E allora mi è arrivata una mail del proprietario dell'albergo dicendo: guardi che qua si sta benissimo, e mi ha invitato. Allora volevo dire che io faccio metafore, paradossi, voli pindarici, è vero, vendola, Pindaro. Mi ispiro, no? A lei. Ma addirittura, non lo sapevo. Per cui io mi scuso col proprietario di questo albergo, che invece è un albergo bellissimo, e ci andrò quanto prima. Grazie, un applauso all'albergo. Siamo solidari con lei. No, perché poi io ogni volta pesto delle, come si chiamano quelle robe che sono... Va bene. Non uso questo linguaggio. Io. No, infatti, ma io ho detto, non mi ricordo. Va bene, allora, e ora come di consueto il momento più toccante, l'album dei ricordi. Partiamo con Crosetto. Crosetto, sono due cose. Qui, che cosa faceva? Stava aspettando Fini? Stavo provando un'arma prodotta dalla Beretta, perché sono stato 3 anni alla difesa. È vero, con la persona che lei conosce bene. Sì, con la russa, Ignazio. No, Ignazio. No, Ignazio, ma come Ignazio sarà? Benito Maria. Benito Maria, l'altra volta l'ho chiamato Maria. Vendola. Passiamo a Vendola, abbiamo una preziosa... Un prezioso vendola dannata, però non vale, anche la foto è dannata. Stia zitto, Crosetto, per cortesia. Scusi. E mi faccia fare, se no, se fa l'imitatore anche lei, io che cazzo ci sto a fare? Chiedo scusa. Abbiamo un vendola prezioso dannata, anche la foto è dannata. Dannazione, vendola, a fare ste foto. Ecco, vendola, qui cosa stava facendo? Aveva appena versato l'anticipo IRPEF. Va bene, allora Crosetto e Vendola, grazie, chiudiamo come di consueto, fatevi una domanda e basta, non datevi una risposta, non siete abilitati, voi siete politici, in questo periodo per le risposte sono abilitati solo i tecnici, se volete fare anche voi qualcosa di tecnico, portatevi via le seggiole, grazie. Io ci scherzo. Grazie a Vendola e grazie a Crosetto, grazie, buon baciare, va bene, porti via la sedia, grazie. Grazie, 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 grazie.